Nella nuova puntata di Pronto Medicina Facile in onda ieri sera sono stati affrontati argomenti estremamente delicati riguardanti l'impatto che hanno avuto le restrizioni legate alla pandemia sul percorso di crescita di bambini, ragazzi e adolescenti, quanto hanno patito le limitazioni nel campo della scuola e delle relazioni sociali. Nello studio di Paolo Castignani è stata ospite la dottoressa Margherita Iezzi, psicoterapeuta, psicoanalitica, docenti a contratto all'Università d'Annunzio. In redazione Gigliola Edmondo a raccogliere le telefonate e le mail dei telespettatori che sono state girate alla specialista. I bambini e gli adolescenti in questo momento sono abbastanza in sofferenza, nel senso che il tempo trascorso, e tra l'altro con molta discontinuità, come faceva giustamente notare lei, tra aperture, chiusure, ha creato proprio un'intermittenza nelle relazioni, ha completamente annullato quella routine, quella possibilità di gestire il tempo e le attività connesse al tempo, come la scuola, come lo sport, come gli incontri con gli amici. Quindi tutto questo ha prodotto all'inizio, come avevamo detto l'anno scorso, una certa attesa, tutto sommato anche abbastanza accettata benevolmente. Sempre di più le situazioni che sono venute a mancare hanno creato disagio, e tra l'altro adesso c'è stato proprio una sorta di disorientamento nella ripresa della scuola. I bambini sono stati sì molto contenti, però c'è stata una difficoltà, perché la DAD ha richiesto sia agli insegnanti che ai bambini una grandissima concentrazione. Agli adolescenti è stato un discorso ancora più complesso, sì, perché gli adolescenti hanno bisogno ancora di più della gruppalità, dell'incontro con l'altro, quindi alcuni si sono molto isolati, si sono molto distanziati. La didattica a distanza, nonostante gli sforzi degli insegnanti, ha riportato i genitori molto vicini ai figli nel seguire la scuola, i compiti, quindi un lavoro che prima era di autonomia con le maestre, con i compagni, è diventato con i genitori. Abbiamo visto anche tanti bambini che hanno fatto parecchi passi indietro, oltre che una difficoltà nel riabituarsi a un mondo un pochino diverso.